Ok, buongiorno, oggi io sono Pio Pio e ci ritroviamo su Fortnite con il mio amico qui, Gatto Sotto Steroidi, anche chiamato Miauscolo, che in questo momento stava facendo un'emote copyrightata. Allora, oggi vi farò vedere una cosa figa che ho trovato su questa modalità chiamata Boss Battles su Fortnite. È quella fatta da Laser, mi sembra. È una cosa fighissima perché ti aiuterà un fottio nel gameplay contro i personaggi. I boss di meno, però adesso vedremo come andrà. Vedremo. Ve lo farò vedere. Ok, eccoci qui nella modalità. E prendiamo gli oggetti che ci serviranno. Ovviamente il loadout ve lo scegliete come volete. E aspettiamo mio fratello, mio amico, mio fratello, il gatto sotto steroidi, che riesca ad entrare in game perché è un po' lento. Intanto il deltaplano ha lo stile sbagliato. Ok. Ok, dovrebbe essere entrato il gatto sotto steroidi. Sinceramente, in questo video mi serve per testare questa cosa appena arriva qui sotto. Vabbè, noi lo aspettiamo. Eccolo lì. Allora, per questa cosa che vi aiuterà molto in gameplay, bisogna entrare in una macchina innanzitutto. Te stai fuori. Devi stare in una macchina e li vedete i palazzi. Semplicemente ci potete entrare dentro, così. E da qui fuori, da qui dentro, non funzioneranno armi tipo l'AR, il fucile a pompa, la mitraglietta. Però se si allontana un po' il gatto sotto steroidi, gatto sotto steroidi, allontanati, il cecchino dovrebbe funzionare. Allontanati ancora un po'. In teoria, ecco, vedete? In poche parole, se è abbastanza lontano, il cecchino dovrebbe funzionare. Le altre armi non funzionano mentre sei dentro il palazzo. Però il cecchino sì. Funziona anche un'altra arma che non vi posso far vedere in questo momento perché non c'ho le monete, ma funziona anche il lanciarazzi. Dato l'esplosione che fa, in teoria dovrebbe essere l'esplosione. E quindi sì, potete utilizzare questo a vostro vantaggio per farmare le monete, farmare kill, arrivare primi. Non so cosa volete fare, magari essere super sweat tipo i sweat di Fortnite. Comunque, potete entrare in praticamente ogni struttura. Gatto sugli steroidi, smettila. Potete praticamente entrare dentro ogni struttura, a parte i grattacieli. Non so perché o il percorso, ma dentro i grattacieli non ci puoi andare. Puoi entrare in ogni casa a parte i grattacieli o tipo pareti più solide. Ah, questo pa palazzo ha pure un'entrata di qui. C'è il buco. Ciao gatto. C'è sto buco per entrare. Non so se è voluto oppure no. Però sì, dentro funzionano ogni arma. Quindi se qualcuno vi entra giusto per provare a killarvi oppure che ne so, lo potete uccidere perché dentro funzionano ogni arma. Sì, in poche parole, dico soltanto, non sembra essere bannabile, visto che l'ho già utilizzato un paio di volte e non sono ancora stato bannato. Sì, funziona per ora in questa mappa, finché non lo fixeranno. Spero che non lo fixeranno, perché vi aiuta proprio tanto in gameplay. Allora, c'è un'altra cosa che vorrei dire, che in alcune pareti non funziona.
Sì, non so il perché, ma in alcune pareti non funziona. Le persone da fuori non vi possono beccare. Come potete vedere, il gatto sugli steroidi mi sta provando a sparare, ma sta pure mancando dove sono. È un po' rincoglionito. E sì, non vi può beccare, nessun'arma vi può beccare. Forse l'unica potrebbe essere il lanciarazzi, forse, ma non sono ancora stato sparato con il lanciarazzi mentre ero qui dentro, quindi non posso confermarlo. Però sì, funziona, lo potete prendere come vantaggio e niente, potete lanciare pure gli shieldini fuori. E la cosa più bella è poi vedere le persone come tu continui ad ucciderle e ti cercano da dove li stai sparando. Ti cercano senza trovarvi. È arrivata la Prime. Ecco. Non è spawnata la Prime. Eccola, eccola. Con i boss funzionano ogni arma da dentro. Da dentro con i boss funzionano ogni arma, anche con le macchine. Ad esempio, fatemi trovare una macchina, eccola lì. Ogni arma funziona. Invece con i player soltanto il cecchino in alcune occasioni. Ogni cecchino passa attraverso, ogni lanciarazzi passa attraverso e niente. Volevo soltanto farvi sapere questa cosa prima che la patchassero, prima che la... come si dice? Che la rimuovano come cosa. E... giusto così perché la modalità è bella e sinceramente a me diverte proprio vedere come tu stai uccidendo le persone e ti cercano ma non ti trovano, la cosa più bella. E niente, con sta musica epica che magari mi allontano un po', almeno forse mi sentite meglio, vi saluto e da Pio Pio Gaming e Gatto Sotto steroidi è tutto, vi saluto alla prossima.